Ieri si è tenuto ad Assisi questo memento, questo ricordo, se vogliamo, una giornata di riflessione e preghiera per la pace e la giustizia nel mondo, pellegrini della verità, pellegrini della pace. 25 anni dopo il meeting interreligioso voluto da Carlo Wojtyla, Josef Ratzinger ha riproposto questo meeting, chiamiamolo così, questo incontro tra i diversi leader religiosi del pianeta, tante religioni, unite in che cosa? Come dice per esempio il giornale dei Vescovi Avvenire, in cammino verso la verità, e parla soprattutto di che cosa? Di una lotta al terrorismo, una lotta alla violenza e via dicendo, insomma, da parte testimoniata da tutti i leader religiosi nella chiesa di Francesco, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, ieri ad Assisi. Un passaggio del discorso di Josef Ratzinger: come cristiano vorrei dire, sì, nella storia, anche in nome della fede cristiana, si è fatto ricorso alla violenza. Lo riconosciamo pieni di vergogna. Ma è assolutamente chiaro che questo è stato un utilizzo abusivo della fede cristiana, in evidente contrasto con la sua vera natura. Quindi, ad esempio, San Pio V a Lepanto e il cardinale mio conterraneo Benedetto Descalchi, meglio noto come Innocenzo XI o XI, avrebbero abusato con della violenza, e Ratzinger chiede scusa e si vergogna di quanto fatto a Vienna e a Lepanto. Va bene, insomma. Buon pomeriggio e benvenuto a Don Francesco Ricossa, superiore dell'Istituto Mater Boni Consili. Come sta, Don Francesco? Benvenuto, grazie per aver accettato il nostro invito. Un saluto a tutti voi e a tutti coloro che mi ascoltano. Grazie a lei. Allora, io ho fatto delle riflessioni un po' leggendo qua e là, riflessioni spicce, ma chiedo a lei di capire qualcosa in più. Si è trattato della riedizione di quanto accaduto 25 anni fa, sempre ad Assisi, voluto da Carlo Wojtyla, questo meeting interreligioso in cui sono tutti lì, ognuno con le proprie speranze, con i propri credo, e non si capisce bene chi abbia ragione, a chi bisogna credere alla fine, no? Che cosa possiamo dire davanti a questo, anche a questo breve estratto che ho letto, tratto da Avvenire, del discorso di Josef Ratzinger: come cristiano vorrei dire, sì, nella storia, anche in nome della fede cristiana, si è fatto ricorso alla violenza, lo riconosciamo pieni di vergogna. Quindi ci dobbiamo vergognare per Lepanto e per Vienna, per esempio? Ecco, non osano precisare, perché naturalmente c'è un equivoco, un'ambiguità tra violenza, che presuppone qualche cosa di ingiusto, e uso della forza, che è legittimo. Allora, se si condanna ogni uso della forza per la difesa del diritto, per la difesa della religione, per la difesa della propria identità, allora si cade negli ideali non cristiani ma gandhiani, a parole almeno, della non violenza, stile hippie o cose di questo genere. Se invece è ovvio, se si parla di violenza, è ovvio, ma è anche banale e perde ogni significato e ogni senso, che la violenza non sia qualche cosa di buono, perché appunto, ripeto, presuppone un'ingiustizia, una violazione della giustizia. Allora, se non è più lecito usare la forza, come a Lepanto, in una battaglia che lei ha citato per la difesa della cristianità, sia da un punto di vista spirituale e religioso, che questo è essenziale, ma anche da un punto di vista di cultura, di civiltà sociale, eccetera, allora vuol dire che si invoca una religione, una patria, una società disarmata di fronte ai propri nemici. L'uso della violenza che cos'è? Se per esempio si punisce il crimine e il delitto, allora se questa è violenza, bisognerebbe sopprimere qualunque repressione della delinquenza e del male. Quindi c'è un'ambiguità, fino a che non si chiarisce, ma in realtà si capisce bene che ciò di cui si dice che ci si vergogna sono, che so io, le crociate, appunto la difesa della nostra religione e anche della nostra civiltà, la repressione dell'errore e dell'eresia. Ecco, allora chiariamoci e dite chiaramente che si condanna tutto il passato della Chiesa. Don Francesco, un ascoltatore
molto caro Claudio da Trento, mi scrive continuamente, mi ha scritto una mail poco fa parlando di Assisi, mi scrive: so che oggi ne parlerà nella sua trasmissione, so anche che ognuno di noi, a seconda della sensibilità, percorso umano, collocazione politica o religiosa, anche all'interno del mondo cristiano, reagirà in modo diverso a questo discorso. Del resto, questo meccanismo di reazione o accoglienza è avvenuto anche per il più perfetto tra gli uomini, che è uomo e Dio stesso. Infatti fu messo in croce portando su di sé i nostri peccati per liberarci da essi e dalla morte. Ecco, questa è una riflessione fatta per, tra virgolette, sostenere il discorso fatto ieri da Joseph Ratzinger ad Assisi. Se nostro Signore Gesù Cristo si fosse comportato come i rappresentanti delle religioni e delle irreligioni, perché erano presenti gli atei come rappresentanti dei non credenti e degli agnostici, se Gesù Cristo, ripeto, si fosse comportato così, non sarebbe finito in croce. Avrebbe partecipato anche lui a questo grande pantheon delle religioni che era il mondo pagano. Se invece nostro Signore è stato crocifisso è proprio perché sia di fronte al sinedrio dei giudei, sia di fronte a Pilato, lui ha affermato la verità e conseguentemente è stato messo in croce. Quindi Gesù non è venuto a dire: sono amico di tutti, cerchiamo di collaborare assieme, ma tutto al contrario, invece ha detto: chi non è con me è contro di me. Andrea Riccardi, responsabile della comunità di Sant'Egidio, che ogni anno organizza gli incontri interreligiosi secondo lo spirito di Assisi, ha spiegato che questi incontri si ispirano alla religione universale preconizzata dal rabbino livornese Elia Ben Amozeg. Ho detto giusto, sì. Padre Rosario Esposito, in dialogo con le logge massoniche, spiegò a suo tempo che la riunione di Assisi riproduce appunto i lavori delle logge massoniche, ove in spirito di fratellanza uomini di tutte le religioni, conservando ognuno la propria credenza o non credenza, lavorano assieme per il bene temporale dell'umanità. Voi come Istituto Materboni Consigli avete denunciato questo fatto, ma è realmente così? Cioè la Chiesa pensa in questo modo? Ripeto, non sono parole mie, sono parole di due personaggi che hanno la loro importanza. Andrea Riccardi in particolar modo. Questa dichiarazione fu rilasciata, mi sembra, qualche anno fa in occasione, se non erro, della giornata che c'è a gennaio per i rapporti tra la Chiesa Cattolica e il giudaismo. Rosario Esposito, che o era, non so se ancora vivo, un religioso paolino che è da tantissimi anni sulla scia del Concilio Vaticano II, cura il dialogo con la massoneria al punto tale che si è avvicinato tantissimo, se non addirittura è stato affiliato a questa fratellanza, chiamiamola così. Ebbene, lo ha scritto in un libro che si può trovare in commercio, credo ancora, appunto sui rapporti tra la massoneria e la Chiesa Cattolica. Naturalmente non è la vera Chiesa Cattolica. Ecco, però, Don Francesco, mi perdoni, che natura hanno questi incontri come quello adesso di Assisi? Spiego, ecco. Dunque, per quel che riguarda Andrea Riccardi, quello che ha detto si riferisce a questo rabbino che è vissuto nell'Ottocento e credo anche ai primi del Novecento, comunque un rabbino livornese che era molto vicino alla massoneria del Risorgimento, specialmente si sa che Livorno fu un centro importante da questo punto di vista, dove prospettò questa idea della religione universale noachide. Si sa che nelle costruzioni della massoneria viene detto, quella inglese del Settecento, che il massone è un noachide, cioè quello che segue le leggi di Noè, che sarebbe, secondo i rabbini, la legislazione che devono seguire i non ebrei, mentre gli ebrei hanno la legge di Mosè, naturalmente interpretata a modo loro. In questo modo, quindi, la riunione di Assisi sarebbe seguire il pensiero di questo rabbino livornese, per il quale la religione non ebraica, quella che c'è adesso, non quella dei profeti, sarebbe il sacerdote di tutto il genere umano, e invece gli altri, come noachidi, dovrebbero seguirla. Questo, ripeto, non sono io che lo dico, ma è l'organizzatore. Quanto invece a Padre Esposito, spiega bene, dice: si dice che la riunione di Assisi, lui parlava della prima, è stato un caso di sincretismo, cioè di confusione tra religioni. Ovviamente no,
ciascuno conserva la propria religione e la propria identità. Però che cosa fanno? Si riuniscono assieme in fratellanza, per cui le differenze religiose non sono più un motivo di separazione o di ostilità, in fratellanza. E naturalmente, come in loggia, non si parla di religione, perché il dogma divide, ma si parla della pace, della fratellanza, dell'uguaglianza, del bene dell'umanità. Quindi possiamo dire che le riunioni di Assisi sono l'eco fedele, proprio lo specchio di questa idea. E pur non essendoci il sincretismo in quel senso, c'è l'idea dell'indifferentismo religioso. Ecco, però Don Francesco, mi perdoni, le metto là un commento sulla bussola quotidiana di oggi a cura del professor Massimo Introvigna, che lei sicuramente conoscerà. Lo conosco. Ecco, bene. A rigore ad Assisi dice, scrive anzi, non si è trattato di dialogo interreligioso, almeno nel senso che la parola aveva assunto fino a pochi anni fa. Non si è trattato di un confronto teologico fra le religioni alla ricerca di punti in comune. Secondo un'impostazione tipica di Benedetto XVI, l'incontro ha avuto il suo centro in una riflessione sulla violenza. Da dove vengono la violenza nelle sue varie forme e il terrorismo? E come combatterli? Una possibile risposta è che questi mali si possono combattere trovando un minimo comune denominatore fra le grandi religioni, una sorta di nucleo religioso universale, la cui ricerca espone però al rischio del sincretismo e del relativismo, scrive Introvigne. Un certo dialogo interreligioso, anche cattolico, ha battuto per molti anni questa strada. Benedetto XVI ha scelto una strada del tutto diversa, quella dell'appello alla ragione e all'analisi razionale della storia, da cui possono emergere regole del gioco comuni per i credenti delle diverse religioni, anche per i non credenti, posto che la ragione non è di per sé né cattolica, né musulmana, né buddista, ma è un patrimonio comune di tutti. Che cosa c'è dentro queste affermazioni, secondo lei, Don Francesco? C'è un tentativo di... Cioè, che cosa c'è di cattolico? Chiedo scusa. Che cosa c'è di cattolico? C'è un tentativo di difendere l'indifendibile, ma in realtà che cosa è successo con la terza edizione di Assisi rispetto alla prima? Che oltre a chiamare i rappresentanti delle religioni più disparate, sono stati chiamati anche gli atei e gli agnostici. Anzi, proprio singolare è stato questo elogio quasi dell'agnostico, che ripete l'elogio dell'agnostico che abbiamo già sentito in Germania, durante il viaggio in Germania, da parte di Ratzinger, no? Ora, in realtà si può dire che l'elogio dell'agnostico e dell'ateo, del non credente, sia un appello alla ragione? Ma per chi è credente e anche per chi crede che le prove dell'esistenza di Dio esistano, no. L'ateo è uno stolto, come dice la Sacra Scrittura, senza voler offendere chi lo è, ma comunque per un religioso, per un cristiano e anche per un tomista, per esempio un filosofo cristiano, non ci può essere altra opinione. Non è l'uso retto della ragione, quanto piuttosto la sua negazione. Invece questa idea è profondamente ancorata nel pensiero di Josef Ratzinger, già teologo da tanti anni. Nel suo libro Introduzione al Cristianesimo, egli praticamente dice, commentando le parole io credo, lui commenta il credo, praticamente dice che non ci può essere un credente che non abbia nello stesso tempo il dubbio, né un non credente che non debba essere aperto alla possibilità della fede. Quindi praticamente credenti e non credenti trovano questo punto comune nella una certa sorta di agnosticismo, cioè di dubitare. Ma che questo sia il cristianesimo e che questo possa portare alla soluzione dei problemi della umanità, credo proprio di no, anzi, porta a quello scetticismo che in teoria si dice voler combattere. E tra l'altro, mi scusi ancora se termino, nel programma, nella presentazione della riunione di Assisi, cosa viene detto? Viene sostanzialmente detto questo: siamo tutti pellegrini della verità. In che senso? Che siamo tutti alla ricerca della verità. Verità che è talmente grande che nessuno può dire di possederla. Ancora una volta si ricade nell'agnosticismo. Ma questo è la negazione proprio del concetto di religione rivelata, che è la verità. Che Dio si è rivelato agli uomini e ci ha fatto conoscere la verità che egli è.
Ed è veramente il concetto fondamentale della massoneria, cioè nessuno ha la verità, da cui viene il cosiddetta appunto idea di tolleranza, quindi del mondo moderno. Ecco, però Don Francesco, mi perdoni, giusto per capire se non si tratta, anche per far capire agli ascoltatori, di sue opinioni personali o di cose che sono state dette e discusse nel corso dei secoli da parte della Chiesa. Fa un po' specie che questi ragionamenti vengano da esponenti, mi passi il termine, che vengono da Piazza San Pietro, soprattutto dal suo capo in testa in questo momento. Che cosa sta accadendo? Cioè, in fin dei conti, il primo pensiero per uno che non conosce nel dettaglio la teologia è: se sono cattolico so che la verità c'è, esiste, non devo cercarla, c'è. E infatti è quello che è impressionante, dire che siamo pellegrini alla ricerca della verità è veramente qualcosa di inaudito per chi dovrebbe essere il rappresentante della verità stessa che si è rivelata agli uomini. Cosa è successo? Bisogna sempre tornare al stesso punto, il Concilio Vaticano II, che è stato veramente una rottura con tutto l'insegnamento, con tutta la tradizione della Chiesa Cattolica. Ecco, ma nel Concilio Vaticano II, nei tanti documenti che sono usciti, si parla ancora dell'unica vera Chiesa di Nostro Signore Gesù, quale la Chiesa Romana, o ce ne sono altre, tanto per capire? In teoria sì, ma nello stesso tempo però si pongono dei principi che fanno tendere verso il no, perché in nostra etate viene dichiarato che tutte le religioni in un certo senso portano a Dio, adesso si dice anche che vengono da Dio, ma addirittura adesso Benedetto XVI sembra dire anche che l'ateismo è già per il fatto stesso una ricerca di Dio, che viene da Dio e che include l'averlo già trovato in un certo modo, è un orientamento ineliminabile. Quindi in pratica, per dirla in maniera semplice, praticamente invece di dire c'è chi crede e c'è chi non crede, Gesù ha detto andate, predicate, insegnate, chi crederà sarà battezzato e sarà salvo, chi non crederà sarà condannato. Invece adesso vogliono dare l'etichetta di credenti e di orientati verso Dio anche a chi non ne vuole sapere. Se tu non credi, ma no, in realtà tu credi lo stesso, il che non è vero. In un certo senso anche un ateo avrebbe il suo, tra virgolette, diritto di dire: ma scusatemi, voi non potete trasformarmi in quello che non sono, io rifiuto Dio, Gesù Cristo e il suo messaggio, lasciatemi rifiutarlo. Invece no. Voglio dire, no, tu lo stesso, per il fatto stesso che sei un uomo, che cerchi, che pensi, già hai trovato Dio, anche se dici di no. Beh, un musulmano direbbe che ogni azione è mossa da Allah, quindi anche... magari possiamo dire così. Ecco, però non usciremmo dall'alveo cattolico, dico, dall'alveo cristiano. Ma ne siamo già usciti da un bel po', quindi, sì. Come d'altronde il cardinal Ravasi, che su domanda di Ratzinger ha voluto appunto che a Parigi si svolgesse già con gli atei, con i non credenti, questo cortile dei gentili, cioè praticamente come l'antico tempio di Gerusalemme c'era la parte per gli ebrei, la parte per i non ebrei, così si vuole affermare tutti gli uomini, l'umanità intera, coloro che credono e coloro che non credono fanno tutti parte del tempio, cioè che lo vogliano o no devono essere in dialogo e sono già tutti in un tempio divino. Ecco, questa è l'idea di fondo. Tant'è vero che uno dei non credenti che rappresenta Assisi era un rappresentante del Partito Comunista Austriaco, letto nel programma, non sapevo neanche che esistesse ancora. Don Francesco, domanda, sempre per tornare al discorso delle opinioni personali e delle idee personali, ma quanto lei ha denunciato, e comunque l'allarme che lei ha diffuso poco fa, perché possiamo parlare di allarme, è dovuto a sue impressioni personali o sta citando idee e anche pensieri che nel corso dei secoli la Chiesa ha condannato? Certamente io... Giusto per capire, perché qualcuno potrebbe dire ma Don Francesco Ricossa esprime la propria opinione, io le chiedo... Spero che non, proprio che non siano solo le mie opinioni, ma è quello che già la Chiesa ha insegnato e proclamato continuamente, dal Vangelo con le parole che l'ho citato e tante altre, e fino a tutte le encicliche e i documenti del Papi, per esempio la condanna di queste riunioni interreligiose o ecumeniche, cioè solo tra cristiani, c'è già nell'enciclica
di Pio XI Mortali Humanimos, la condanna di questa mentalità modernista che vuol sostituire il fatto che la religione è qualcosa di oggettivo, al di fuori di noi, certo, che si impone a noi con un sentimento religioso soggettivo che c'è in tutti gli uomini. Questa è la teoria del modernismo, condannata nell'enciclica Pascendi da Papa San Pio X. Ora, che questi personaggi, quelli di Assisi eccetera, siano dei modernisti, che San Pio X disse che erano eretici, non c'è neppure bisogno di dimostrarlo, lo dicono loro. Le faccio un piccolo esempio: il cardinale Ravasi, sempre lui, biblista, che è il presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura, esatto, l'uomo che commenta la Bibbia e esattamente sul Sole 24 Ore, ovunque, come il prezzemolo è dappertutto, no? Allora, il cardinale Ravasi ha scritto recentemente un articolo su Avvenire, o meglio, ha scritto la prefazione a un libro che poi è stato pubblicato anche su Avvenire. Bisogna sapere che quest'anno è il centenario della morte di uno scrittore che si dice essere cattolico, che si chiamava Fogazzaro. Fogazzaro ha scritto Malombra, Il Santo, Piccolo Mondo Antico e tanti altri libri, Liala, eccetera. Un romanziere, però un romanziere che si diceva cattolico, in realtà era evoluzionista, occultista, liberale e soprattutto modernista. Tant'è vero che San Pio X mi fece mettere all'indice i suoi libri come un programma che lui diffondeva sotto forma di romanzo, quindi per conquistare le masse, un programma di conquista della Chiesa dall'interno fino al più alto soglio, con un Papa santo, questo santo che doveva essere un Papa modernista, che avrebbe cambiato totalmente la Chiesa, che avrebbe preso il nome di Benedetto. Ora, in questo romanzo, messo all'indice di Bibbiti e condannato dalla Chiesa, e Fogazzaro morì così, con questa cappa di condanna come modernista. Più tardi, nel 1920, Tommaso Gallarati Scotti, altro modernista, ne scrisse la vita di Antonio Fogazzaro. Il libro fu condannato anch'esso. Adesso questo libro è stato ristampato per il centenario di Fogazzaro con prefazione di Ravasi, dove Ravasi dice: il beato Giovanni Paolo II nell'anno 2000 ha chiesto perdono per i peccati della Chiesa, dice proprio della Chiesa. È come Ratzinger adesso che si vergogna di quello che i cristiani hanno fatto. Ebbene, tra questi peccati, io riassumo, ma il concetto è questo qui, c'è la condanna del modernismo e di Fogazzaro e di Gallarati Scotti. Quindi loro lo dicono chiaramente. San Pio X dice: il modernismo, i modernisti sono la cloaca, la riunione di tutte le eresie e portano all'ateismo. I nemici principali sono loro. Adesso invece loro dicono: noi ci riconosciamo in queste persone, ingiustamente subirono una condanna, siamo favorevoli a loro. E qui ogni cattolico non può non capire, anche Massimo Introvigne, che in fondo lo sa ma fa finta di non saperlo, che c'è una contraddizione tra gli uni e gli altri, contraddizione ammessa, dichiarata, pubblica. E sono solo i difensori d'ufficio come Massimo Introvigne che si arrampicano sugli specchi per far dire a quelli che vogliono difendere che non sono quello che loro stesso dicono di essere, ma la realtà è sotto gli occhi di chiunque legga e si interessi un po' di questioni religiose. Il problema è che ormai vedo il disinteresse più totale. Don Francesco, avrebbe voglia di rispondere a qualche nostro ascoltatore dubbioso e dubbioso di chiarimenti? Mi prendo tutte le obiezioni possibili. Allora, 0266203529, con noi Don Francesco Ricossa, superiore dell'Istituto Mater Boni Consili. In attesa degli ascoltatori le pongo una domanda che ci ha posto già un'ascoltatrice nella prima parte di Che Aria Tira, Antonella, la risaluto, e ha chiesto di chiederle espressamente queste parole. Si è parlato sempre su Avvenire nei giorni scorsi della richiesta da parte dei vescovi italiani di una banca mondiale. Lei ha parlato, la nostra ascoltatrice ha parlato di deriva, di ennesima deriva della Chiesa verso il mondialismo, e ha citato questo esempio della richiesta qualche giorno fa della richiesta di un'istituzione, di un fondo, di una banca mondiale per gestire questa crisi finanziaria. Ecco, secondo lei questo fatto è comunque sintomatico e riferibile a tutto quanto abbiamo detto finora, deriva modernista? A mio parere si può dire questo: primo, ci sarebbero
argomenti ben più importanti di cui dovrebbero occuparsi i vescovi italiani, anche se non voglio essere io a dire ai vescovi cosa devono fare, ma insomma lo penso. Con la crisi di fede, con l'ignoranza religiosa che c'è, non mi sembra che l'Episcopato si debba occupare delle banche. Secondariamente, di già le banche e il sistema finanziario limita e strangola la libertà del popolo e dei paesi, figuriamoci se ce ne fosse solo una, dalla quale dipenderebbe tutto, già in realtà in fondo è così, ma figuriamoci poi se si giungesse appunto ad un mondialismo che sostanzialmente anche questo è nei piedi della massoneria. Quindi mi sembra che anche lì è un sintomo di una grave crisi, che però non bisogna attribuire alla Chiesa, e questo è il problema, perché molti si scandalizzano e dicono basta, io rompo con la Chiesa perché non mi ci vedo più. E invece no, bisogna capire, la Chiesa cattolica è la nostra Chiesa, l'unica vera Chiesa, dobbiamo amare sopra ogni cosa, la fondata Gesù. Bisogna capire però che questi modernisti non la rappresentano. Soprattutto il primo, il capo in testa, punto di domanda. Ahimè, è tragico e doloroso, ma è un problema. Che fare in questi casi, Don Francesco? Che prima o poi bisogna affrontare. Ecco, che fare in questi casi? Però prima sentiamo gli ascoltatori e poi dopo le conclusioni, tra cui anche il chiarimento su questo rapporto tra la Chiesa, tra Santa Romana Chiesa e la massoneria, se si continua con la condanna, se mai c'è stata condanna o c'è solo una semplice denuncia di incompatibilità tra i due pensieri. Sentiamo il primo ascoltatore, pronto? Pronto, ciao Roberto. Ciao, chi sei? Sono Franco del Lago Maggiore. Ciao Franco. Saluto il caro Don Francesco, e tra l'altro condivido la passione del Torino assieme al regista. Vabbè, parliamo d'altro, non di calcio per ora, anche perché uno in Serie B e quindi non si può parlare, il calcio minore non ci interessa. Perfetto. Ecco, Don Francesco stia calmo, dopo toccheremo anche questo evento. Prego, prego. Ecco, volevo chiedere una cosa, visto la domanda dell'economia della moneta unica l'hai fatta tu, io volevo chiedere una cosa. Sì. Siccome si parlava di del Santo Padre che per quanto riguarda questo incontro di Assisi, ma non è un po' in contrasto con quello che ha fatto nei primi anni Benedetto XVI in merito al relativismo? Voglio dire, questa cosa della riunione non è un po' un controsenso contro quello che è stato il suo incipit da quando è stato eletto Papa? Grazie. Vabbè, grazie. Sentiamo il prossimo ascoltatore e poi le risposte. Don Francesco, non accetti le mie provocazioni sul calcio, non le accetti. Con lei non parlo di queste cose, è inutile, fiato sprecato. Grazie Don Francesco. Prego. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Luciano da Treviso. Buonasera Luciano. Allora, io saluto Don Ricossa. Stamattina guardavo i giornali che parlavano di Assisi e la notizia è che non parlavano di Assisi. Cercavo questa notizia perché io conosco Don Floriano, che Don Ricossa conosce bene, che è andato a Assisi a protestare, eccetera. E sul Gazzettino non parlavano una riga, nel senso letterale del termine, di Assisi in generale. Sulla Tribuna c'era un articoletto che rispetto a quello che aveva fatto Don Floriano era la metà, nel senso proprio letterale del termine, e la domanda che volevo fare, visto che i papi ultimi o presunti tali, come dice qualcuno, hanno chiesto perdono per gli errori della Chiesa, allora ha sbagliato Gesù Cristo, perché se Gesù Cristo è lo sposo della Chiesa, Gesù Cristo non può sbagliare, questa è un'eresia stratosferica. Grazie, grazie. Grazie. Don Francesco, partiamo forse dalla prima domanda che mi... Allora, prima di tutto saluto i due amici che gentilmente mi hanno salutato. Quanto alla prima domanda, direi che la contraddizione non è tra il Ratzinger di oggi, che avrebbe sposato il progressismo di Giovanni Paolo II, e quello dei primi anni dell'elezione, ma tra l'immagine mediatica che era stata data di Ratzinger e la realtà. In realtà c'è stato nel suo pensiero una continuità, come lui stesso dice, fin dai primissimi anni del Concilio, quando come perito, cioè esperto dei vescovi tedeschi più progressisti, si presentò in Concilio in giacca e cravatta a sostenere le innovazioni più estreme. E lui dice: io sono rimasto sempre lo stesso. Quindi in realtà non c'è stato un vero cambiamento, è sempre stato lo stesso, ma i giornali presentano, danno etichette e i lettori dei giornali o gli ascoltatori della televisione, della radio, tranne magari che Radio Padania, ci credono.
per cui viene presentato come non è. È vero che lui ha sempre condannato il relativismo, ma ormai le parole non hanno più il significato corrente. Francesco, mi perdoni, giusto per capire, diverso. Mi aiuti a capire, lei che definizione darebbe della parola relativismo, di questa parola, che cosa vuol dire, come la spiegherebbe ai nostri ascoltatori? E questo è il problema, perché se si intende per relativismo che non c'è una verità assoluta né dal punto di vista della fede né dal punto di vista della morale, allora se il relativismo è questo, allora bisogna dire che eventi come quello di Assisi lo favoriscono, il relativismo. Quando si dice siamo tutti pellegrini alla verità ma nessuno ce l'ha, che cos'è questo se non il relativismo? Per cui c'è una contraddizione, d'altronde la contraddizione tipica del modernista, che nello stesso tempo come filosofo è agnostico e come sentimento religioso è credente, e le due cose convivono nello stesso uomo e in realtà cozzano e fanno a pugni l'uno contro l'altro. Questo è il grosso problema del modernista. E quindi le contraddizioni che l'ascoltatore rileva purtroppo sono tipiche di chi pensa in quel modo. Quanto all'altro ascoltatore, è vero, sono stato colpito anch'io. Assisi nella sua prima edizione aveva le prime pagine di tutti i giornali, è stato un vero shock, attualmente invece è una notizia secondaria. Allora, che interpretazione si può dare di questo fatto? Direi due. Una è che ormai è diventata qualche cosa di comune, pensato da tutti. Quando fu fatto per la prima volta questo gesto, creava una rottura visibile a tutti e quindi un certo scandalo, comunque un'impressione profonda di cambiamento. Ormai, dopo 25 anni di religione secondo lo spirito di Assisi, tutti quanti sono assuefatti a questa idea, sono stati cambiati nella loro mentalità. Seconda osservazione si può fare, che più passa il tempo più la religione diventa insignificante per l'uomo dei nostri tempi. Questa è la triste realtà, diventa sempre più marginale e insignificante, ed è per questo che la maggior parte dei battezzati non riesce neanche più a rendersi conto che la situazione è tragica ed è gravissima, ma si dice, in fondo non vedo che cosa ci sia di così grave. Allora, due ascoltatori in linea, 0266203529, pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, con chi parlo? Volevo salutare. Senta, come si chiama, signora? Da dove sono? Chiama? Sono Gina da Seregno. Buonasera. Buonasera, volevo dire che mi ha fatto un'impressione, ha ragione il Don, da Assisi la prima volta che hanno fatto il concilio, no? Il Papa Wojtyla, che ha coperto il crocifisso. Non era un concilio, signora? La riunione, sì. È una riunione lì ad Assisi che c'è stata di tutte le religioni, sì. Che ha fatto coprire il crocifisso davanti sull'altare. Io questo non glielo perdono neanche, guardi, è una cosa vergognosa. Si può, perché ci sono altre religioni, coprire Gesù Cristo. Ecco, questo per me, quel Papa lì, mi ha fatto un'impressione brutta, ma veramente brutta. E poi sono d'accordo di tutto quello che ha detto lei, che anch'io, guardi, non vado più neanche in chiesa, perché mi ha talmente schifato tanti preti che sono diventati, non so, mi sembrano diventati tutti comunisti. Non capisco più niente io di questa della religione. Io sono credente e cristiana, però vedere certi preti che usano la religione per fare comodo loro, soldi, guardi, mi dispiace, ma mi dispiace veramente, ma io in chiesa non vado più per quello. Va bene, sì. Sentiamo, Francesco, no, sentiamo il prossimo ascoltatore, sì. Poi risponde a tutte e due. E poi le chiedo già subito se può rimanere anche dopo le 6 per una decina di minuti, può farlo? Sì. Dalle 18.10 alle 18.20, grazie. Sì, allora, sì, perché almeno finiamo e concludiamo il discorso. Prossimo ascoltatore, sì. Pronto? 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 Buonasera. Buongiorno, mi chiamo Chiara. Buonasera. Buonasera. Saluto il sacerdote di cui non ho ancora capito bene il nome. Don Francesco Ricossa. Ah, Don Francesco Ricossa, ecco, grazie. Prego. Allora, io mi chiamo Chiara perché, sì, mia zia, che era nata, è nata nel 1908,
era nelle Clarisse. Brava. Esatto, questa mia zia mi ha sempre detto che Santa Chiara combatteva i saraceni. Certo. Cioè, questo me l'ha sempre detto. Io mi meraviglio che ad Assisi facciano questa festa di comunione con tutte le religioni. Adesso io non so definire bene il termine, però ecco, Assisi, so che San Francesco ha tentato anche di convertire i musulmani, almeno mi risulta. Però non mi sembra che sia andato a fare amicizia con i musulmani. E quando io sono cresciuta in una famiglia molto cattolica, sono stata in collegio fino a 20 anni dalle suore, però dopo un po' la volta io onestamente mi sono discostata dalla Chiesa. Quando Chiara, questa mia zia è morta, sì, mi ha fatto promettere che sarei tornata ad andare in chiesa. Io ci sono tornata, sono resistita 4-5 volte. Io quando ho sentito i preti predicare non mi sono più... Cioè io ho detto, ma qui dove siamo? Con chi parliamo? Chiara, grazie. Don Francesco, questi 2 minuti per replicare e poi torneremo nella terza parte. Allora sono felicissimo di aver sentito le parole di queste due scolatrici, sì, perché io parlo soprattutto per loro. Cioè per queste anime buone che sono state educate cristianamente, fedeli alla Chiesa e che adesso per scoraggiamento, per disgusto di quello che vedono sotto i loro occhi sono tentate di abbandonare la pratica religiosa e di abbandonare quindi purtroppo nostro Signore. Allora io vi dico, vi supplico, no, noi dobbiamo reagire, non dobbiamo lasciare la nostra casa perché degli estranei sono venuti dentro e stanno sporcando, bisogna cacciare via gli estranei perché questa è casa nostra. La Chiesa Cattolica è la nostra casa, ci dobbiamo restarci, siamo nati, ci dobbiamo vivere, ci dobbiamo morire, sono gli altri che devono andare fuori, non noi. Quindi, in maniera molto concreta, organizziamoci per resistere e per mantenere viva, come certamente sarà, la Chiesa Cattolica come è sempre stata. A Milano, Don Giugni, che molti di voi conoscono, celebra la messa antica e predica come la Chiesa ha sempre predicato, tutte le domeniche organizziamo dei pellegrinaggi, dei ritiri, degli esercizi spirituali, insomma ogni genere di iniziativa. Siamo a disposizione anche per andare a trovare, direi, ciascuno di voi, per parlare, per assistervi, eccetera. Dateci fiducia, non perché vogliamo appunto evitare che anime come le vostre si scoraggino e si perdano. E poi dobbiamo perché se no lasciamo spazio a quelle persone appunto che fanno disastri, che non si può sentire quello che dicono in chiesa, quello che fanno, e che invece di servire il nostro Signore allontanano le anime dal nostro Signore. Questo è quello che vuol dire reagire, non subire passivamente e arrendersi. Don Francesco, io la interrompo perché andiamo in pubblicità. Ci risentiamo. Buonasera, benvenuti alla sala, terza ed ultima parte di Che Aria Tira. Buonasera da Roberto Ortelli, Giulio Cesare Carnelli, regia tecnica, e buonasera anche dai colleghi della redazione. 0266203529 per i vostri interventi. Buonasera ancora e grazie per aver pazientato a Don Francesco Ricossa, superiore dell'Istituto Mater Boni Consili. Parlavamo della giornata di Assisi di ieri, come ripeto per chi si fosse messo in collegamento solo ora, Benedetto XVI, pellegrino di pace con i leader religiosi e non credenti, un solenne impegno comune, scrive oggi Avvenire, mai più la violenza in nome di una fede. Don Francesco, ancora buonasera e grazie per aver atteso con noi. Buonasera a tutti voi. Allora, ripartiamo, ci sono già 2 telefonate, vabbè, allora sentiamo le telefonate, poi ripartiamo da dove ci eravamo lasciati nella seconda parte, dal che fare per un cattolico in questi tempi di disorientamento, perché comunque gli ascoltatori hanno testimoniato questo disagio e questo smarrimento in un contesto che per 2000 anni, mi passi il termine così temporale generalizzato, di certezze ne ha sempre date, invece in questo momento le certezze vengono meno per le persone che non sanno e che non si sono mai documentate. 2 ascoltatori, sentiamo il primo. Pronto? Pronto? Sì, buonasera, sono Cosmo, fratello in spirito di Gesù. Allora, assolutamente equivocato, sono equivoche
le parole dell'ospite, il quale ha equivocato e rende equivoche le parole di Papa Benedetto XVI e con lui quelle di Gesù. Innanzitutto si vada a vedere Matteo 13, se qualcuno ascolta la parola di Dio e non la capisce, equivale ai semi che cadono lungo la strada di agli uccelli e se li mangiano, quindi è una parola inutile se non riflette a capirla o fa finta di non capirla, perché la verità c'è appunto ed è quella che occorre impegnarsi per comprenderla. Le persone, io sono religiosissimo, fratello in spirito di Gesù. Lei è cattolico? Il discorso del Papa. Lei è cattolico? Sono fratello in spirito. Va bene, grazie fratello, ci richiami. Prossimo ascoltatore, pronto? Giuseppe, buonasera. Buongiorno. Buonasera Giuseppe, da dove chiama? Da Verona. Buonasera. Ecco, io vorrei chiedere al sacerdote, senza spirito polemico, e vorrei che fosse sincero. A che titolo parla? Io credo che possa essere solo a livello personale, visto che il Magistero della Chiesa è detenuto dal Papa, che la pensa diversamente da lui e l'ha dimostrato. Vorrei anche chiedergli di essere meno ipocrita e, se possibile, di parlare chiaro. Perché non dice che il Papa di oggi, ma anche Giovanni XXIII a questo punto, sono dei falsi profeti che insegnano falsa dottrina? Lo dica chiaramente. E poi, come si può dar credito a un cristiano che ritiene giusto bruciare un eretico? Questo vorrei che mi spiegasse. Va bene, Don Francesco, domande impegnative, vabbè, a parte i deliri del primo ascoltatore. Ma per il resto... Domande impegnative, ma primo ascoltatore non saprei che cosa rispondere, il secondo ascoltatore invece sottolinea un punto che è certamente molto importante. Ora, io non sono ipocrita perché mi sembra di aver detto chiaramente quello che penso a questo proposito, non ho nessuna autorità, perché chiaramente non sono né il Papa, né il Vescovo, né il Parroco di nessuno di voi, però anche il nostro ascoltatore ha dei problemi, perché lui ha condannato appunto, per esempio, quello che la Chiesa ha fatto con l'Inquisizione, no? Tra l'altro, a parte il fatto che Benedetto Croce ne parlava bene, ma comunque, insomma, lasciamo perdere. Allora, il problema è questo, lui dice, è il Papa che fa autorità, verissimo, ma come la mettiamo allora col fatto che Lutero fu condannato da un papa, Leone X, proprio per aver sostenuto, tra le mille altri errori che ha detto, quello che l'ascoltatore ha appena detto? Quindi è ovvio che oggi come oggi parlare di queste cose, bruciare destra manca, spaventa tutti, eccetera, ma la questione è piuttosto un'altra, è di vedere cioè se la religione cattolica debba essere riconosciuta anche pubblicamente dai poteri pubblici, e questa è la dottrina del regno sociale di Gesù Cristo, oppure invece se lo Stato debba essere assolutamente laico e separato da ogni religione, e questa è la dottrina nuova. Quindi il nostro ascoltatore giustamente dice il cattolico deve seguire il Papa, perché è il vicario di Gesù Cristo. Ma qui la nostra tragedia, la nostra difficoltà è che quello che i papi hanno detto e hanno insegnato viene considerato, viene detto adesso ufficialmente come sbagliato. Cosa numero uno. Cosa numero due. Non vedo perché questo ascoltatore che ha chiamato debba essere così acrimonioso, per così dire, nei miei confronti, quando appunto lo spirito di Assisi è di magnificare tutte le tradizioni religiose e persino coloro che non credono. Se fosse coerente con l'insegnamento di Benedetto XVI, dovrebbe dire bene, anche la sua voce è una delle tante nel concerto delle religioni. E c'è una contraddizione. Giustamente lui vuole difendere la Chiesa e lo felice di questo perché anch'io lo voglio fare. Il problema è proprio questo. Cerimonie come quella di ieri non la difendono, anzi, è stato detto mi vergogno. Ebbene, io dico che non mi vergogno di quello che ha fatto la Chiesa. Se l'ascoltatore si vergogna, è affar suo. Allora, altri due ascoltatori e poi sentiamo ancora, cercheremo ancora di capire che cosa fare in questi tempi un po' bui, se vogliamo, che vanno in contraddizione comunque con quasi 2000 anni di magistero infallibile della Chiesa. Pronto? Pronto? Buonasera. Tocca a me? Tocca a lei, buonasera. Mario Di Lecco, buonasera.
Allora, io volevo domandare una cosa al Don Ricossa Francesco. Sì. Allora, non voglio fare che sia un accaduto di bon ton, ma secondo me, siccome la vita reale ha certe esigenze, abbiamo certi fattori, tre domande. Una sul celibato. Io non vorrei metterlo in difficoltà. È stato, da chi è stato votato, ok, ma quando dopo un certo punto questa cosa diventa una forzatura, nasce un problema. I contraccettivi in Africa, con la problematica dell'AIDS, e la prostituzione. Addirittura il nostro Papa Ratzinger viene da un paese dove questa cosa è legalizzata. Io sono stato a Rotterdam, ho visto una cosa oscena. C'era una casa di questo genere davanti a una cattedrale, con le vetrine esposte queste donne dentro. Sì. Grazie. Sì. Allora, sentiamo il prossimo ascoltatore e poi le risposte di Don Francesco. Ascoltatrice, buonasera. Pronto, buonasera. Buonasera. Come si chiama? Sono da dove Anna chiama? Maria da Torino. Buonasera. Io volevo dire soltanto questo, che sì, mi associo ai discorsi fatti dalle signore di 10 minuti fa che hanno parlato. Sì. A me la dottrina che attualmente sta svolgendo la Chiesa tramite i vescovi, i parroci, eccetera, mi ha fatto andare in crisi come cattolica, perché io non riesco più a amare il mio prossimo. Questo che dovrebbe essere uno dei pilastri dei comandamenti, io tutte le volte che vado in chiesa, che sento una messa e sento parlare sempre, io abito nella zona a Torino di Corso Giulio Cesare, è una chiesa bellissima a San Gioacchino, che però è cadente. Hanno rifatto l'oratorio e su 90 bambini più di 60 sono comunitari e musulmani. Tutte le volte l'accoglienza, facciamo il fondo per l'accoglienza, e fuori ci sono, perdonatemi le parole, i musulmani che sputano, che buttano le lattine di birra, che le rompono contro la chiesa, che tirano fuori non voglio dire che cosa per urinare contro i muri. Io tutte le volte che vado in chiesa esco che se c'avevo 100 peccati ce n'ho 1000. Io li odio. Va bene, signora, grazie. Don Francesco. Allora, per l'ultima ascoltatrice la unisco alle altre due. Se a Milano, in via Vivarini, sì, ce l'abbiamo una messa tutte le domeniche, e queste cose non le sentiranno e non le vedranno quelli che ora ci andranno, a Torino anche. Abbiamo due messe, una alle 9 del mattino e una alle 11:15 in via Tesauro, quindi vicino a Corso Marconi, se l'ascoltatrice di Torino sa certamente dov'è. E anche lì quindi ha la possibilità di avere una messa come sempre, come l'ha sentita magari da giovane o i suoi genitori, e non uscirà arrabbiata come le capita invece in questi momenti. Quindi un pochino di disagio nell'andare un po' più lontano da Corso Giulio Cesare in via Tesauro, e le assicuro che ne uscirà contenta e amerà Dio di più. Ma resti cattolica come è e sia fiera quindi della sua fede. Per quel che riguarda le prime domande, allora per il celibato, qua usciamo un pochino dal seminato, ma il celibato è un bene preziosissimo per la Chiesa. È un errore pensare, immagino, non so se interpreto bene il pensiero di chi ha chiamato, che il celibato possa essere un problema o una difficoltà. Gesù Cristo ha raccomandato, ha consigliato tutti la castità per il regno dei cieli, gli apostoli hanno lasciato ogni cosa per seguire Gesù, e il sacerdote fa lo stesso liberamente, e quindi chi dà la sua parola davanti a Dio ha l'obbligo di mantenerla. Il problema quindi non è il celibato, sono i sacerdoti magari infedeli che mancano al loro dovere. Quindi selezione nei seminari più seri, vita di preghiera, fede profonda, e non ci saranno difficoltà, anzi tutt'altro. Poi per il resto invece, la questione della prostituzione è un problema che esiste da sempre, naturalmente bisogna fare in modo di combatterla, non si potrà mai sopprimerla, soprattutto, e sarebbe ottima cosa, incominciare di nuovo a avere maggiore fede e quindi anche una morale più profonda, più seria, in modo tale da uscire da questa mentalità pansessualista che ci vogliono imporre ogni giorno dai film, televisione, eccetera, eccetera, che ormai c'è solo più quello e si sta diventando matti, e questo per l'infiacchimento e la rovina spirituale e temporale delle nostre società, che diventano società molli, società
alla deriva. La seconda domanda, ascoltatore, non mi ricordo più bene qual era. Parlava sempre del problema dell'Africa. Ma questa è stata comunque una grande menzogna. Prima di tutto la mentalità di diffusione della contraccezione è quello che sta rovinando il nostro paese, perché prima ci hanno detto attenzione, stiamo diventando tantissimi, il risultato adesso ci dicono dobbiamo far venire milioni di immigrati perché noi siamo troppo pochi. C'è qualche cosa che non va. C'è una contraddizione di termini. E poi in ogni caso la contraccezione è qualcosa di immorale e non è il rifiuto dei contraccettivi che diffonde l'AIDS, è la mentalità anche lì pansessualista, di promiscuità, di mancanza della castità. Beh, lì, Don Francesco, però, l'unico rimedio è quello di essere persone più sane. Ecco, diciamo che probabilmente lì la massoneria è riuscita nel suo intento di far raggiungere l'obiettivo più prossimo, quello della soddisfazione dei sensi piuttosto che quella della soddisfazione dell'anima, cioè felicità e piacere sono due cose che sono distanti. E poi pensiamo che tutta questa campagna tende a una cosa, la distruzione della famiglia, e le nostre sane famiglie che abbiamo conosciuto, che abbiamo amato, che sono state le colonne, il sostegno della società, ormai sotto i nostri occhi non esistono più, sono state distrutte. Quindi bisogna opporsi a questa campagna che tra l'altro l'ONU spende dei fondi incredibili per distruggere la famiglia, le legislazioni dei nostri paesi vogliono distruggere la famiglia, noi non dobbiamo permettere che questo bene preziosissimo sia distrutto. Don Francesco, in conclusione, siamo partiti etichettando, delineando il pensiero che ha mosso la giornata di Assisi di ieri, un pensiero che non è cattolico, ecco, che è stato condannato anche dalla Chiesa, è un pensiero più vicino alla massoneria. Le domando, anche per far chiarezza verso gli ascoltatori, la Chiesa ha mai condannato la massoneria e chi stava dentro la massoneria? E soprattutto queste condanne, nel caso ci fossero state, sono cambiate dopo il Concilio Vaticano II? Come è messo oggi quel contesto nella realtà odierna? La Chiesa ha condannato la massoneria fin dall'inizio. Massoneria, quella moderna, non è che prima fosse meglio, ma comunque quella moderna è nata, come si sa, nel 1717 a Londra, ebbene mi sembra 1734, cose di questo genere, pochissimo tempo dopo ci fu la scomunica per i massoni, dopodiché tutti i papi, l'uno dopo l'altro, hanno sempre additato nella massoneria la forza nemica, inimica vis, proprio il nemico numero uno del cattolicesimo e della società. E questo era ed è tuttora verissimo. Però ecco, che cosa è successo? È successo che anche lì, dopo il Concilio, in questo clima generale di resa, la scomunica la massoneria nel nuovo codice canonico voluto da Giovanni Paolo II è stata soppressa. Addirittura negli anni 70 vi furono degli responsi della Congregazione per la dottrina della fede che ammettevano, almeno in alcuni paesi, la doppia appartenenza, essere allo stesso tempo cattolici e massoni. Poi dopo è stato detto, ancora appartenenza alla massoneria priva dei sacramenti, però la scomunica è stata tolta. E vorrei far notare dal punto di vista di diffusione sociale. Allora, l'idea della massoneria, quella di libertà religiosa, di tolleranza, che tutte le religioni possono essere buone, eccetera, è ormai quella che è diffusa normalmente in quasi tutte le nostre parrocchie, da tutti i pulpiti. I pulpiti non esistono più, purtroppo. E secondariamente, un'altra pratica, per fare un dettaglio, la cremazione. Cremazione è il rito religioso della massoneria. Ora, se noi vediamo anche in Italia come la pratica della massoneria, quindi la pratica massonica della cremazione, si sta diffondendo, anche perché agevolata dalle leggi che ti fanno risparmiare un mucchio di soldi se lo fai. E bisogna notare bene che anche oggi, ai nostri giorni, le società per la cremazione, SOCREM, sono controllate tutte da dei massoni. Ancora oggi, e lucrano tantissimo, a Torino per esempio, ma credo anche in tanti altri posti, anche coloro che sono stati sepolti quando c'è la riesumazione, se la famiglia non domanda
di poter non paga e carissimamente, quindi per conservare i resti dei propri cari, automaticamente, senza poi avvertire nessuno, i resti sono cremati. La massoneria diffonde le sue pratiche e incassa moneta sonante. Quindi attenzione anche a questo aspetto che può sembrare secondario, e anche lì chi è che ha permesso la cremazione per i cattolici? Paolo VI. Ecco, da ricordare giustamente. Vabbè, sì. Don Francesco, grazie davvero per essere stato nostro ospite, la ringrazio e ci risentiremo, perché a novembre abbiamo un importante appuntamento milanese di cui lei sarà relatore. Non svegliamo niente, perché ne parleremo ancora qui con i nostri ascoltatori, e sperando che qualcuno apprezzi e che venga, ma sicuramente non avremo questo genere di problema. Grazie ancora e a risentirci. Grazie per il vostro lavoro. Grazie. A presto. Grazie a Don Francesco Ricossa, superiore dell'Istituto Mater Boni Consili. Io ricordo il sito internet per quelli che vogliono dare un'occhiata, curiosando qua e là per la rete, www.sodalitium.it. È il sito internet dell'Istituto Mater Boni Consili, e da lì potete accedere a tantissimi link che possono fare davvero buona informazione, possono aiutarvi a capire davvero che cosa significhi essere cattolici. Che aria tira, @radiopadania.net, anche per questa settimana.